proseguono le iniziative promosse dai volontari ginosini impegnati a reperire fondi nell'ambito dell'operazione di solidarietà Mato Grosso, finalizzata alla realizzazione e al completamento di 5 asili in Perù. Protagonisti della serata in programma per il prossimo 12 aprile saranno i bambini del gruppo Le Simpatiche Note, che si esibiranno nel salone della parrocchia Cuore Immacolato a Ginosa. L'iniziativa di solidarietà rivolta a tutta la cittadinanza vede la collaborazione, oltre che degli stessi volontari che operano sul territorio, anche dei genitori dei piccoli impegnati in questi giorni nelle prove di canto. Si fa naturalmente appello a tutta la comunità affinché partecipi numerosa a sostegno della missione portata avanti in Perù dal concittadino Michele Calabrese, da padre Cremis, Antonio e Maria Carmela Castria e Davide Notari Stefano. Il coro dei ragazzi sarà accompagnato dalla chitarra di Giampiero Calabrese. Siamo nel Salone Monfort, dove si sta provando il concerto con il gruppo Le Simpatiche Note a favore dell'operazione Mato Grosso. Si stanno raccogliendo fondi per la costruzione di 5 asili in Perù, dove il nostro concittadino Michele Calabrese è lì e dove ci sono stati altri concittadini di Ginosa, quale padre Luigi Cremis, tuttora in Perù, Antonio Castria, Davide Notari Stefano e Maria Carmela Castria. La serata del 19, come ho detto appunto, è una serata di raccolta fondi. È una serata di raccolta fondi dove il comune di Ginosa come cittadinanza è sempre ben presente da parte del popolo, e questa serata qui è stata appunto lanciata a favore di questa raccolta di fondi. Io vi ringrazio a nome per conto dell'operazione per quello che ci darete e per quello che ci avete dato sempre. Grazie a tutti, a nome dei poveri dell'operazione Mato Grosso. Grazie. Vi aspettiamo numerosi domenica 12 aprile alle ore 19:30 presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, dove si esibiranno Le Simpatiche Note, il nostro coro di bambini in collaborazione con i genitori e animatori per il concerto intitolato Da fratello a fratello. Durante questo concerto saranno raccolti fondi destinati all'operazione Mato Grosso per la costruzione degli asili in Perù. Mi raccomando, accorrete numerosi, perché ci sarà il concerto con bellissimi canti e un piccolo spettacolo che potrà essere visibile in streaming.